Ciao ragazzi, come state? Ciao Simonomans, ciao Sam Dollars. Ah, che bel calduccio che fa oggi, eh? Che bel calduccio che fa oggi. Ok. Che fa sto casino? Il microfono. Cos'è sta roba? Cos'è sto bordello? Non sto facendo niente di tutto sto casino. Ah, non vorrei che sia il ritorno. Allora. Adesso dovrebbe andare. Allora, menu principale, continua carriera, scuderia. Ok, andiamo avanti. Ok, allora, io ho regalato la sua prima Gran Premio del weekend. Ciao ragazzi! Come state, amici miei? Andiamo in pista. Ciao ragazzi, come state? Ragazzi e ragazze, grandissimi.
Allora, ditemi se l'audio si sente bene, perché sono andato a controllare e si sentiva un po' male. Ok, ah, sono con la mia monoposto qua. Ok, dobbiamo andare in pista. Oh, un po' di acqua, ciao ragazzi! Ok. Giro veloce. Miami, arca loca, ho cambio, ciao Charder! Charderino, ti va di fare la prova del Gran Premio di tutti i giri su Francia? Dimmi di sì che ci facciamo 70 giri in Francia, dai, dai, dimmi di sì, amico mio. Allora, aspetta che ieri ho fatto provare il mio amico. Allora, Charder, si sente bene la mia voce? Perché prima sentivo che faceva un po' di grattolino. Però non vorrei che era... Perché mi stavo guardando io per vedere se andava bene e faceva tipo rimbombo che mi stavo autoascoltando. No! Ciao, Kevin! Ehi, amico Kevin! Voglio provare, Kevin, il... comunque è stranissimo, che Albu, quello lì, perché non ti riconosco mai, amico Kevin, però... Prima ti riconoscevo di più. Fa niente. E devo imparare i nomi. Questa pista qua, sinceramente, non me la ricordo di averla fatta, però mi dicono che anche c'era anche l'anno scorso. Quindi, boh, è una pista che non mi entra in testa e non me la ricordo, sinceramente. Volevo provare con l'amico Charder a fare un gran premio completo di Francia, così poi facciamo il test per domenica prossima, che se riusciamo lo facciamo insieme, se no mi tocca farlo da solo, perché questo, ragazzi, non va bene. Noi ridiamo, scherziamo, ma io mi sto rendendo conto che i cambi di queste macchine sono qualcosa di... A parte la velocità di cambiata, no, a questo punto qua devo imparare a farlo, ragazzi, perché praticamente me lo sparo tutto fuori dal rettilineo. Ho un caldo, ragazzi, prima ho dovuto per forza dire no all'amico Kevin, scusami Kevin, a giocare un po' con te, a farmi il simuletto, perché Kevin, beh, allora giocate tranquillo, tranquillo, no, giocate, vai tranquillo, fare una prova, vi faccio la carica, perché a far 50 giri ci vuole un'ora e mezzo. No, Kevin, gioca, intanto seguite la live, dai, vai tranquillo, giocate, caspita, una volta che state giocando insieme, no, vai tranquillo,
Ti faccio la campagna. Dopo, quando finite di giocare, dopo facciamo un paio di partitelle, dai. Così vi continuo la campagna, va bene, va bene. Fate così, andate avanti a giocare a Farming, che poi ragazzi voglio giocarlo anch'io Farming, eh. Attiviti. Ok, grandi. Sì, sì, giocate tranquilli. Cazzarola, questa pista qua non riesco a... Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Sto facendo un po' di campagna, poi voglio provare la Francia, eh. Voglio provare la Francia per settimana prossima. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Come state oggi? Caldo, caldo, caldo pazzesco, eh? Mi raccomando, se tornate dal mare, siete in hotel, nella vostra camera, dopo una bella giornata di mare, di calore, di sole, che volete rilassarvi, venite a guardare il vostro Marco Dranzvielis, eh? Ok, raga? Anche se siete al mare, non perdete mai il vizio e la voglia di venire a vedermi. Ciao amici, come state? Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ho avuto una bellissima sorpresa. Sei iscritto al mio canale 30325, che è un grandissimo youtuber da 200 e passa mila, 300.000 player, follower. Ciao, ciao player! Grandissimo player, come stai? Oggi avevo poca voglia di giocare, amico mio, fa un caldo pazzesco. Poi a un certo punto, visto che mia moglie e i miei figli sono tornati dal Veneto, stanchissimi, stanno facendo la nanna, e allora ho detto, c'è che mi faccio qualche partitella, dai. E sono venuto su Formula 1 perché comunque sto Formula 1, ragazzi, è veramente bello, eh. Oh, è la prima volta che lo faccio giusto, incredibile. Bene, bene, play, sono contento. Oh! Grande Diego! Bella ragazzi, grandissimi. Un po' di Formula 1 ci sta sempre, eh. Un bel gelatotto. Wow, ci sta di brutto, player. Io ho mangiato prima un ghiacciolo e mi ha dato più caldo ancora che prima che lo mangiavo, ti dico la verità. Un ghiacciolo e un litro d'acqua. Il gelato, raga, è top, eh. A volte, quando andiamo fuori, che non voglio né esagerare a mangiare, né, ma a volte d'estate non c'è neanche voglia di mangiare, vi dico la verità. Troppo caldo e ci mangiamo un bel gelato. Eh sì. 25 ghiaccioli, sono buonissimi i ghiaccioli. Sono buonissimi i ghiaccioli. Però mettono un caldo ancora più pazzesco, ho dovuto bere un litro d'acqua dopo il ghiacciolo. Infatti ho ritardato di circa 10 minuti a fare la live oggi delle 3, ragazzi, perché stavo mangiando un ghiacciolo e poi ho dovuto bere un litro d'acqua, poi sono dovuto andare in bagno. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi. Allora, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale Racing, ok? Assetto corsa, Formula 1. Eh sì, dopo il gelato ci sta un po' di brum brum, eh? Acqua o... Le robe gasate no, perché gasate e zuccherose fanno venire ancora più sete. L'acqua o l'acqua frizzantina, ecco. L'acqua frizzantina è top. Allora, stiamo facendo un po' di Formula 1 la carriera, amici. Dopo continueremo, perché voglio provare per settimana prossima la Francia. Ciao Lord, amico mio, ma ti sto seguendo anch'io in live. Sei qui di fianco a me. Dopo giochi online. Orca miseria, mi hai fatto sbandare contro. Anch'io ti seguo. Grande, grande, bravissimo Lord. Così si fa, così. Diamoci la view a tutte e due. Grandissimo. Penso... No, 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 è tranquillo. Non è colpa, di Marco Drums Games che si distrae. Deve leggere e non distrarsi Marco Drums Games. Deve imparare, deve imparare. Nella vita, ragazzi, non si è mai finito di imparare, eh. Ricordatevi questo. Allora, sì, probabilmente farò un po' di online.
Dopo fammi fare un po' di cose che devo fare e poi dopo facciamo una mezz'oretta di online, dai, ci sta. Voglio provare a vedere se funziona, perché se mi chiude la live almeno ho fatto abbastanza live da non arrabbiarmi. Perché purtroppo, ragazzi, mi chiude il gioco, mi fa la schermata blu ogni tanto, oppure mi inchioda su tutto e devo praticamente far ripartire la live. Ma far ripartire la live non va bene mai, perché devo ancora sistemarlo, secondo me, Electronic Arts, l'online di questo gioco, eh. Sì, infatti, dai. Dopo se viene Sharder, ci sei te, ci facciamo una bella cosa a tre, eh? Va bene? E ok, Sharder ha già detto di sì. Perfetto, adesso Sharder sta giocando con l'amico Kevin Albu a farmi un simulator. Io ci ho giocato venerdì, ragazzi, non c'era nessuno. Io ho giocato venerdì e non c'eravate, né Sharder né Kevin, non c'era nessuno. Ciao, Im! Grandissimo, come stai? Perfetto, Diego. Forza Mercedes, bravo, amico mio. L'importante è forza la Formula 1, forza lo sport. Bisogna davvero essere sportivi e punto, senza tanti cazzi nella testa, giusto, no, raga? Bella lì. Bravo Diego, mi piace. Viva lo sport. Poi se si vince si gioisce, se si perde a me chi se ne frega, tanto c'è gente che diventa amata, fa storie, va a litigare, piange. Oh, bella raga, giro veloce, drums. Sto seguendo il mitico. Allora, 41 secondi di tempo di riparazione, giusto il tempo di bere. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Allora ragazzi, a parte il Marco... Oh, Team Fantasy, giro veloce, con l'ala rotta. Solo Marco Trans può farlo. Grande fuoco in fiamme. E fiamme del drago. Mi piace di essere stupidate, raga. Allora ragazzi, se vedete bene, sei iscritto al canale E30 325, è uno youtuber da 290.000 follower, quindi grazie ai 30, sono andato oggi nella sua live di Facebook a ringraziarlo, e se volete seguitelo. Ho riscattato pettine verde, eccolo qua amico mio, l'ho visto adesso. Infatti avevo i capelli tutti scombinati, ragazzi, mi ho fatto la doccia stamattina, devo farne un'altra perché c'ho i capelli come se non ho fatto assolutamente nulla, anzi più devastati dopo della doccia. Forse è meglio non farsi neanche le docce adesso. Sì, l'ho trovato, sai dov'era? Nascosto qui di fianco nel divano, tra i cuscini e la struttura del divano. Infatti mi sembrava strano che l'avevano preso i miei figli, però sai che devo sempre dare la colpa a loro io. Lewis Hamilton, ragazzi, è tanta roba, eh. Lewis Hamilton è un campione, quindi tutti muti. Però c'è un però, però Im dice però o pero. Eh sì, raga, è il campione più si può dire il campione più campione, ma io dico quello voglio, il mio canale. È il campione più campione che c'è adesso tra tutti, diciamo che. Allora, io ho visto tanti campioni, se voi guardate anche Schumacher, amici miei, poi ognuno ha la sua idea. A un certo punto, quando vedono però che o la macchina non va, ok che sono tanti miliardi, quindi ogni campionato che loro fanno si intascano tanti di quei miliardi, che possiamo parlare quanto volete, ma poi alla fine... Eh sì, è certo. Orco, scusami, chi era quello lì? Alfa Romeo, scusami Alfa, non t'ho visto. Diciamo Im che a un certo punto devono per forza cambiare le... Ah, è lui. A un certo punto devono per forza cambiare le regole, perché sennò vedi... Ah, ok. Zou. Scusa Zou. È in cinese, penso. A un certo punto devono cambiare le regole, perché sennò le macchine, quando c'è un predominio
per dire, c'è stato un predominio Mercedes, poi c'è stato un predominio Red Bull, c'è stato quello della Ferrari con Schumacher. Quando diventa così diventa noioso e poi la gente non vede più le gare. Purtroppo loro devono anche... è difficile? Sì, Ziu, secondo me è Ziu, perché loro sanno sto coso, i cinesi, di dire Ziu, secondo me è Ziu, però non lo so, no, non è Zio, è Ziu, non lo so però raga, scusa la pronuncia cinese di Marco Drums Game, Ziu, perché è un po' un Zu, forse Zu e basta, con la H, Zu, boh, non lo so, andremo a vedere, ci informeremo. Zu, ZHU, Zu. Esatto, Yves, grandissimo. Ah, si è bloccato 10 secondi la live, cazzarola, oh. Zo, no, dai, Zo, no, Zu. Grandissimo. Ma che parlavano di Schumacher, c'è qua Schumacher, il figlio. E niente, no, sì. E beh, il cinese è un casino, ragazzi. E praticamente... Dai, qua non siamo in gara, raga. Scusate. Qui non siamo in gara, eh. Allora, questo gioco, però, quando riparte, è un po'... riparte subito. È un po' un casino, la ripartenza. Ho voluto affrontare il King. Il Burger. Allora, scusate, no, stavamo parlando di Schumacher, no? Io vedo che a un certo punto questi mega piloti, anche Valentino Rossi per dire, no? No, io non sono un pilota, quindi dovrei stare muto, però... La mia... Porca loca, oh, Schumacherino, ma come tira? Vabbè, allora, Schumacher, ma ce l'hai con me? Cioè, ma dimmi un po', ma che c'è? Ah, bello! Non mi devi frenare davanti, sai che io non freno. Balotelli dovrebbe essere un calciatore. Ma porca loca, che era nell'Inter. Porca! Vabbè, dai. L'abbiamo sfasciata tutta stara. Grande Schumacher, eh? Grande amico mio. Che poi fa destra-sinistra. Ma mi sto tirando scemo Schumacher. E niente, secondo Schumacher! Vabbè, ritiriamoci. No, stavolta è stata colpa mia. Torniamo al garage. che cazzo, Schumacher! Scusate, raga, ci stavo però. 38 secondi, ma hai spacciato l'ala, Schumacher! Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Mani nei cappelli, hai ragione, Charles. Dai, con quest'aria che fa un caldo pazzesco, rinfrescami. E stavo dicendo, no? Secondo me Schumacher, come tanti altri campioni, come forse Hamilton adesso, anche se è un fuoriclasse, magari sto dicendo una stupidata, ragazzi, però quando si rendono conto che non vincono più, anche Valentino Rossi, capisco i miliardi che ci sono dietro, ragazzi, perché noi parliamo, ridiamo, scherziamo, ma questi si fanno 7-8 milioni di euro, non so, 10 milioni di euro in una stagione, quindi alla fine dici, anche se non vinco, che cazzo me ne freccia, alla fine metto in tasca un botto di soldi, no? Però a un certo punto non dovrebbero essere poveri sta gente, dopo tanti campionati anche che vincono e tutto, che secondo me dovrebbero ritirarsi da campioni. Cioè, fatemelo spiegare, un Hamilton, hai fatto 5 titoli di fila, ok che c'è sempre il proviamo a fare il sesto, per l'amor di Dio, perché sennò al primo che hanno vinto dicono boh, ci ritiriamo, non ne facciamo più, e non ne ha fatti qui in 5, e poi puntano sempre a averne sempre di più per essere i migliori al mondo, no? Quindi io capisco tutte queste cose, però a un certo punto uno ha vinto 5 campionati, ma ritirati, fatto, no? Siamo pronti. Cioè, nel senso, amico mio, cioè, hai i soldi, hai la fama, esci da campione del mondo assurdo alla fine di una stagione che hai vinto il campionato del mondo, non finisci che non riesci più a vincere perché sono arrivati i ragazzini con più... sì, ma lo so, ma infatti ho premesso che... e poi i soldi aiutano, cioè ragazzi, quando ti dicono fai 10 milioni in un anno, uno dice, ascolta, mi faccio 22 gare, sono 10 milioni di euro,
cioè posso andare anche a quel paese tutte le strade. Ti ricordi Schumacher era uscito da mega campione della Ferrari, dopo era ritornato con la Mercedes e non aveva fatto nulla, cioè la gente se l'è un po' dimenticato, anche se era un campione pazzesco, no? Non ne parlava più nessuno, anzi parlavano che non andava nulla. Magari con Schumacher poi la Mercedes è diventata Mercedes grazie anche a lui ai tempi, no? Perché per l'amor di Dio era un pilota con gli stracontro. Però non lo so, il mio pensiero è quello lì. Se mi dovesse capitare a me di fare e vedo che vinco a un certo punto, poi dico oh, raga dai, adesso basta, cioè, soldi ce li ho, la fama ce l'ho, apro che ne so un ristorante cinese e boom. Sì, ma non sto dicendo adesso, no Im, cioè ok, le vinci. Uè, Luca, saluto mio! Non lo so. Vedi, guarda per dire Valentino Rossi, ok? Quanto tempo, ok, ha fatto milioni di gare, avrà fatto tutti i record su quello che ha fatto più gare di tutti, però alla fine non vinceva più. È il grande, è fantastico. Si è ritirato alla grande perché tutti si ricorderanno, gli hanno fatto anche un dipinto sul circuito spagnolo, perché avevo visto il cosa che hanno fatto su Amazon Prime, no? Il cosa sulla MotoGP, che è molto bello tra l'altro, vi consiglio di guardarlo, che è un po' come quello che hanno fatto sulla Formula 1 su Netflix. E raga, però, cioè, capisci, potrà ritirarsi anche prima, i soldi non gli mancavano, il Vale 46 l'aveva fatto, perché hai fatto 3-4 anni in Yamaha che non vincevi più? È quello che voglio farti capire, Im. Lascia stare Hamilton adesso. Ho visto, amico mio, ma io ero convinto che tu eri già amico mio su Instagram. Ci sono dappertutto, Telegram, Instagram. Ci c'ho anche il gruppo Discord. Perché non entri nel gruppo Discord, amico mio? Ti passo il link, vuoi entrare nel gruppo Discord? Ce l'hai Discord, Lucas? Così ti fai anche pubblicità per le live, cioè provi anche magari qualcuno con cui giocare. C'è anche un bel gruppo Discord, ragazzi, adesso vi posto, perché non c'è la mitica Giulia, che di solito è la Giulia che mi posta, la mia moderatrice che mi posta la roba. Sì, ma io perché sto correndo? Così, a prescindere. No, io volevo fare le cose, volevo fare, non volevo correre così e basta. Allora, infosessione, questo. Allora, aspettate che vi metto lo scarico anche disco. Sì, eccolo qua. Allora, adesso lo posto nella live, amico mio, perché così ce l'hanno tutti. Però dopo te lo mando anche, se vuoi, su WhatsApp, eh. E Discord è importante, amico mio, anche tu che streami. Allora, sono due piloti diversi, secondo me. Oh, ragazzi, iscrivetevi a Discord, tutti voi, eh? Tutti voi, se volete, iscrivetevi al Discord, così possiamo anche chiacchierare oltre le live. Allora, è un po' un discorso un po' lungo. A me piace Ricciardo. Sì, faccio subito. A me piace Ricciardo. Non perché è un pilota che va forte, ma perché è un pilota che c'ha sempre sorriso, mi piace. A livello sì, c'ha sempre sorriso, Im, dai, cioè è troppo bello vedere un pilota che vai al mare, amico mio, dai, ci vediamo dopo, se non c'è un cazzo da fare mettiti lì al mare, in spiaggia e guardami, ci vedi delle gare pazzesche. Stasera fai live, allora vieni alle 21 a vedere, però sinceramente non lo so perché fa talmente un caldo becco, o vado un po' a fare Gran Turismo, qualche garetta, un'oretta e mezza, oppure oggi ne faccio una sola e basta, perché davvero ragazzi è tanto caldo. Ciao Lucas, mi raccomando ragazzi, seguite anche Lucas, fa quelle mega gare di Predator pazzesco. Morris, no, anche Morris, sì, scusa Morris che è il mio amico, ciao Team Fad, ciao Diego, buon mare, mi raccomando, stammi bene e stai attento con la schiena. Sì, a me piacciono proprio quello, hai capito bene, amico mio, no, porca miseria, ho sbagliato, grande, grande. Gara prudente per i primi
Sì, Morris, Morris è il mio amico che giochiamo insieme a a Warzone e a tutti i giochi così. No, assolutamente no. Allora, dai, fammi rientrare in box. Ok. Norris sì, mi piace come, come personaggio, perché ti ripeto che ho visto quella cosa su Netflix. Come si fa? Ciao, come si fa a mettere il VIP? A mettere il VIP di cosa? Scusa? A mettere il VIP di cosa? A metterti... Ah, su Twitter VIP? Devi fare l'abbonamento, credo. Ci sono tutti gli stemmi che vengono in automatico e ci sono invece quelli dove faccio io moderatore e l'altro che posso metterli io. Mi sembra che il VIP è quando fai l'abbonamento. Ciao ragazzi, come state? Tra l'altro, se volete farmi l'abbonamento al canale, grazie ragazzi, che io investirò i soldini che arrivano dal grandissimo Twitch di Amazon per comprare il Fanatec DD Pro. Voglio prendere il volante fighissimo, ragazzi. Quindi, se volete puntare e darmi una mano, fate delle belle abbonamenti premium. Ho messo anche il... non lo so, Kevin, non lo so perché le fa la Giulia queste cose qua, sinceramente, e Carla. Io non posso curare anche... Orca miseria! Cioè, con l'abbonamento viene fuori un'altra icona. Però non so se è quella che intende lui. Quando fai l'abbonamento, se vedi Andrea, c'ha un'altra icona. Non so se è quella VIP o che icona è Kevin. Ciao amici e amiche, come state? Allora, un po' di Formula 1, siamo al circuito che non ricordo. Dovrei... Tra l'altro è un circuito che io non me lo ricordo proprio. Siamo in modalità carriera scuderia. Che magari cambio e metto l'ottava, magari. Dopo voglio andare a provare anche la gara di domenica prossima, amici, che è la Francia, come è il titolo che ho messo. E voglio provare a vedere un attimo com'è. Anche se la conosco, la Francia. Però col Formula 1 2022 non l'ho mai provata ed è un po' diverso il Formula 1 2022, ragazzi, quindi anche per quello più che altro. E poi domenica prossima farò la gara come nella realtà, come la fanno loro, ok amici? Hai centrato quello che ti chiedevamo, continua così. E quindi vi ricordo di venire a vedermi sabato prossimo. Orca miseria. Allora, l'abbonato ha un'altra icona. Invece quella che il VIP è quella che ha detto Kevin, che deve essere una persona che gioca con me, che segue sempre il canale e deve avere dei requisiti di seguito, del mio seguito, per poter diventare allora VIP. Se lo mettiamo noi, che lo aggiunge lo streamer, allora deve avere una qualifica, o che seguite tanto, che movimentate sempre la chat, che si fa tante cose, insomma, allora poi si ha la qualifica VIP. Ecco, vedi, puoi scrivere nella chat anche se è tu, solo chi ha fatto l'abbonamento, tante cose del genere. Diciamo che io adesso sono troppo piccolo per fare chat solo abbonati o roba del genere, però è come dice Kevin, che lui ne sa di più. Però Kevin non mi ha dato una mano per vedere l'audio di OBS, amico mio, non ci sono riuscito. Ancora non funziona l'audio della Elgato. Mantieni la concentrazione.
Cazzarola, sai che non sono riuscito a risolverlo ieri, l'ho visto ieri mattina e ieri sera. Allora, se riesco a farlo andare con le impostazioni, mi va praticamente che non ho il controllo del volume, quindi c'è l'audio sparato proprio da paura. Se lo metto invece in un'impostazione che in teoria dovrei avere il controllo a V-meter, con la barretta che posso decidere quanto audio fare di gioco, non si sente più. Non ho la più pallida idea. Speravo di riuscirci, così facevo delle belle live su Xbox Series X e facevo scegliere a voi i giochi, visto che ho un hard disk da 5 tera pieno e quello da 800 e passa giga della console praticamente pieni di giochi. Volevo far scegliere a voi il gioco, quindi era una live un po' diversa e interessante, che poi la farò comunque, quindi se volete vedere e se vedete come testo live Xbox Series X il gioco lo scegliete voi e vuol dire che sono riuscito a fare quello che intendevo. Comunque, grandi amici, buongiorno a tutti, se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale, vi ringrazio tantissimo. Ah, ma torna ai box, sarebbe torna ai box, non che mi fa tornare lui. Torna al garage, cazzo, no, stavo spaccando la macchina. Vabbè. Sì, tempo di riparazione. Ciao giovane, come stai? Grandissimo, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio giovane, come stai amico mio? Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Fa un caldo giovane, da paura, fa un caldo becco proprio, è tanta roba sto caldo, eh? Ah, ecco qui, guarda qua, oh, 4 di 5, riduzione, rientra tra i primi 2 metri della linea di gara per giro, sì, oh ragazzi, ma mi spiegate che cos'è sto rimani entro i 2 metri dalla linea di gara per un giro intero, perché io a volte lo faccio, a volte non riesco a capire che cosa devo fare. È proprio una roba che non riesco a capire che cosa devo fare, che cosa bisogna fare per prendere quella roba lì. Non l'ho capita. Bisogna stare dentro la traiettoria, dentro la pista, bisogna anche cosa, non bisogna mai uscire. Perché qua esco abbastanza spesso. Non è che la conosco tanto bene sta pista, credo di non averla mai fatta sul 2021. Entra 2 metri da... non ho capito che cos'è quella roba lì. La linea... Oh, questo che cos'è? Ah, è quello, eh? Quindi non uscire mai dalla traiettoria? Minchia che sono fatto, raga. Ah, ok, no, qua ho fatto un disastro. Il giovane. Cioè, qui proprio il gioco mi dice, a Marco, no. Qua non hai capito il circuito, devi impegnarti un po' di più. Anche se adesso non sto andando male, di solito quando dico queste stupidate poi viene fuori un bordello, eh? Viene fuori che mi perdo un alettone o spacco una ruota, di solito. Madonna, già solo con un auricolare che è quello della PlayStation 4 mi sta sudando l'orecchio anche dentro, figuratevi se metto la cuffia, no, io con la cuffia non riesco proprio. Bella giovane, come stai amico mio? Okay, test completato, ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto traiettoria di gara, vedi quella lì, è questa traiettoria di gara che non ho capito. Vabbè, non facciamoci tutto il giro anche a turno in 3. Allora, vedi che... Allora, ti dico, giovane, non mi sembra di aver fatto schifo, ok?
rimani entro i 2 metri dalla linea di gara per un giro intero. Non l'ho capita, non sono uscito dal tracciato adesso. Ah. Ok. Quindi tu mi dici, faccio questa, giro veloce, metto l'aiuto. Aspetta, non dirmi che non me la fai mettere. Non dirmi che non me la fai mettere. Questa? E la devo seguire completamente, praticamente. Ah, ok, ok, il giovane, grazie mille. Dai, dai, dai che... Oh, sai che l'avrò fatta un botto di volte, ma non ho... Poi alla fine non ho mai capito... Perché forse ci sono dei punti dove si esce, dove magari mi sposto in punto che per lui non è quello che dice lui. Infatti Charles, però certe cose non è che vengono spiegate su internet, ci sono dei video. Infatti io quando faccio video tutorial è perché non trovo le informazioni, quando poi le scopro mi metto a fare io video tutorial, no? Adesso io sono sicuro che quello che mi ha detto il giovane è vero, farò un cavolo di video tutorial dopo e dico ragazzi, quando volete fare questi tre dovete fare così. Grazie, grazie giovane, grazie mille, belè. Belè sa di a un amico, Belè. Oh, però bisogna proprio stargli sopra o anche qualche sbavaturina dici che se l'accetta. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi, ragazze? Allora, sto, vedete la linea verde perché sto cercando di fare una cosa per avere più punti per lo sviluppo della macchina. Ah, serve per quello. E tu chiaramente stando dentro nella, questa traiettoria, traiettoria di gara, hai ragione. Hai ragione, amico mio. Però non lo... Oh, non mi ricordo mai il freno, cazzo! No, ho distrutto l'alettone, non me lo ricordo mai. No, dai, torniamo indietro, non c'ho voglia di farmi cambiare l'altro alettone. Non me lo ricordo mai che non finisce, devo andare ai box io. No, ce l'ho tempo perché ho fatto un danno. No. Allora, eccolo lì. Come vai d'accordo con me con gli cazzettoni? Non vai, ah. Allora, cioè, aspetta che me la rifaccio perché adesso che ho capito. Dovrò fare un video tutorial e ringrazio il giovane grandissimo della dritta. Farò un bel video tutorial su YouTube. Allora ragazzi, se volete fare sta roba dovete star dentro e usare sta cosa qua. Sta correndo l'amico, bravo bravo. Grande grande il giovane, grazie mille. Quella linea invece che cos'è che è? Sta roba verde, rossa, oh madonna. Adesso ci sono troppe linee, quale devo seguire? Quindi se non lo prendo è perché in qualche punto della pista ho fatto un errore e sono andato oltre la gommata, giusto?
Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Buona domenica a tutti e a tutte. Se mi seguite, grazie mille. Ah, ok, ok, perfetto. Avevo fatto quella traiettoria lì. Ah, beh, ci credo che era sbagliata. Se non seguite il canale, iscrivetevi, amici miei. Iscrivetevi al canale di Marco Dramasia. Se facciamo racing, facciamo anche altri giochi, eh? Facciamo un sacco di giochi. Vediamo. E vai, grande giovane, grazie che me l'hai detto. Oh, ancora mi dimentico, per fortuna non sono andato a sbattere. Bella lì. Che cavolo. No, un po' sono andato a sbattere. Beh, tempo rimanente è finita, per fortuna. Così. Oh, siamo quasi al livello 22 e mi dà dei punti, eh? Così possiamo comprare il prossimo campionato. Ah, Arabia Saudita è questa, eh? Allora, nell'ultima prova libera devo cercare di fare il primo e il terzo, se riesco. Vediamo un attimo. Ok, no, scendiamo, scendiamo perché voglio farla io, non voglio farla fare automatica. Devo imparare la pista, non si impara la pista facendo fare le cose a lui. Allora, questo qua, restituzione di peso. Dopo la gara io posso togliere anche il segui-segui, eh. Eh sì, cavolo. Davvero, eh? No! Aia, aia, questo giro è andato, mi sa. Ah! Questo giro è andato, magari no, eh? Sì che è andato, andatissimo. Ho fatto un video sui Monster Truck, ragazzi, troppo divertente, sul mio canale YouTube, eh. Se volete andare a vederlo, Monster Truck Championships. Championship. Stai facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Ha ancora Schumacher davanti.
ho dovuto fare un po' per distanziarlo, perché non voglio superarlo, perché se lo supero vado fuori tracciato e... Ok, traiettoria di gara fatta, perfetto. Non volevo andare fuori per superarlo. Perfetto, perfetto. Ok. Chi sta andando qua? Bottas. Hamilton, eccolo qua Hamilton. Im, ecco qua Hamilton. Allora, qui abbiamo fatto tutto, qui abbiamo fatto tutto, qui a manca, supera la velocità media della speed trap, vai famola, adesso io la speed trap non so neanche dov'è, dobbiamo correre il più possibile. Allora, visto che abbiamo fatto, io farei così, perché... Devo solo andare forte adesso. Velocità della speed trap. Tutta sbagliata, raga. Lo so, amico mio. Scusate, Fia. So che ho tagliato come... Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, Formula 1 22, siamo a Arabia Saudita. Ciao Loki, San Benedetto di Toronto, bella lì, sei andato a Toronto? No, è bellissima l'Italia ragazzi, bellissima l'Italia. Ma sta speed trap, dov'è che è? Programma completato, hai fatto un buon lavoro, abbiamo ottenuto dati eccellenti in quella corsa. Quindi torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Torna al garage. Grande Loki! Bravi ragazzi, andate in giro, spendete i soldini, fate girare l'economia. Niente, supera la velocità media della speed trap, non l'abbiamo fatta. Però poco importa, dai, chi se ne frega. Facciamo per tre. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? (coughs) 675 punti risorsa, l'importante è quello, raga. Due, uno. Via, andiamo a farci... vediamo...
Vediamo se riusciamo a fare i soldini abbastanza per avere altri soldini gratis. No, non ancora. Oh, sì! Adesso il prossimo sono quei bei guantini, eh? Belli guantini. Livello del pass 22. Chiaramente ho comprato il pass. Le posizioni, ovvero le seguenti. Agostini, Verstappen. Ci sta. $150 anche il mio amico, eh? Grande! Bravo, tutti muti. Bene. Bene, EQ, vai. Meno 4, meno 29. Ci sta, eh? Riduzione del peso, eccoli qua. Meno 17, vedi? Fondo piatto, ci sta, eh? Allora, questa è la mia scuderia, 6, io sono a livello 3, eh? Fama del campionato, stiamo andando quasi al 4, eh? Tanta roba. Felipe. Arabia Saudita. Che sonno sonnino, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, un po' di Formula 1 oggi, eh? Dai, 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 un po' di Formula 1, grandissimi. Ok, Arabia Saudita, Grand Prix 22. Beh, ci sta. Andiamo, vamonos! Go, 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 go! Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? E grandissime. Un po' di mega Formula 1 insieme, eh? Siamo a Abu Dhabi. No, 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 qua Arabia Saudita, raga. Un po' le gommette fredde, eh? Una volta imparato è bello questo circuito, eh? Non so i punti dove si possa superare, sono veramente pochi, so. Lasciamo sul rettifilo o rettilineo. Vediamo il grande Marco Drans quanto ha fatto. Primo Arabia Saudita Grand Prix, grande Drums. Allora io volevo fare la gara invece, ragazzi, senza niente, eh? Senza l'aiuto delle curve. Questa è una cosa bella. Le qualifiche sono terminate, quindi okay. Rivediamo i primi tutti Agostini, muti. Leclerc e Max. Andiamo alla gara. Go 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 go. Livello 4. Livello 4, fama combinato, grande Drums. La fama della scuderia o la fame. Hanno tanta fame. Ok, andiamo alla prossima session Working Progress. Aspetta. Vai, passa, siediti perché ti si vede. Ok, guys.
Arabia Saudita, eccoli Zaneboy, ciao Zaneboy. Passa delle montagne Hijaz per assistere al nuovo GP del calendario Formula 1, Jeddah. Speriamo che il Gran Premio d'Arabia Saudita ci riservi una gara emozionante. Allora, ci siamo. Diamo un'occhiata alla mappa del circuito cittadino di Jeddah. Come potete vedere, vi è un numero di curve impegnative che i piloti dovranno imparare durante le sessioni di prove libere. Come molti circuiti cittadini, questa pista ha il potenziale di punire i piloti poco attenti. Speriamo in una gara tranquilla, senza safety car. Ah, qui è un po' in discesa, raga. È leggermente in discesa. La griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Parliamo un po' di Agostini. E in seconda posizione c'è Charles Leclerc. Per quanto riguarda il resto della griglia, davanti a Charles Leclerc, Verstappen, Russell, davanti a Verstappen, Lewis Hamilton, davanti a Hamilton, Sainz, Perez, Fernando Alonso, Alonso, Bottas e Lando Norris, a Norris, Gasly, Bottas, Ocon, Mick Schumacher, Schumi, Richard, Magnussen, Drugovic, Drugovic è il mio amico, e Yuki Ciao, Tsunoda, Stroll, Vettel, Albon, poi ride. E Nicolas Latifi. Ah, Albon e Latifi. Chissà chi questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Una Perfetto. Curiosità, come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pre-gara? Ok, diciamo che la gara potrebbe anche andare bene, andare male, e comunque qualcosa si può fare. Allora, impostazioni, io volevo assolutamente togliere tutta la traiettoria. Voglio farla per memoria. Ok, raga, iniziamo la gara. Che partenza la Ferrari, mi ha spiazzato, scusami Leclerc, ecco, non ho devo ricordarmi. Arrivo a manetta, c'è il curvone da terza quarta. Ciao Willis, amico mio, mi sto facendo la garozza dell'Arabia Saudita. Willis, come stai mitico? Orca loca Willis, abbiamo una strategia alternativa. Ho fatto quale dovrai scontare dei secondi. No, aspetta, facciamo. Non la so ancora bene questa gara, ragazzi. Ho tolto completamente gli aiuti di traiettoria, ma non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio, scusatemi, ma devo ripetermi. Solo quando faccio le gare da un bel po' riesco a... miseria, però non puoi andare avanti a frenare Leclerc. Ok, ah bene, non c'è il cross gen, no, il cross play, cross platform, giusto? Porca miseria, ma perché fanno queste cose? Porca Willis, tu l'hai preso col PC? Come fila Leclerc, ah che palle sta roba del ritardo, però sta diventando una mania per tutti, sta roba che fanno le robe in ritardo e
Ma che sorpasso era questo qua? Taglio tracciato? No, grande. Sorpasso di Leclerc mi ha destabilizzato su. Ciao Lord! Ciao. Ciao amico! No, Lala! Ma porca la miseria! Infatti. Dici che erano tutti questi problemi, allora piuttosto di farlo uscire quando era finita la stagione, l'ha fatto uscire e poi si metterlo a posto man mano che... però è una cosa che non mi piace tanto, non mi lamento da come fa certa gente che va su Facebook tutti i giorni a fare le battaglie, però è una cosa che insomma un po'... Anche perché poi tra l'altro, amico mio Willis, l'online non va bene, Più di una volta abbiamo provato a fare io Sharder e Diego e così, e due volte mi ha inchiodato la console e altre volte invece si era proprio bloccato che dovevo riavviare la live e sì Codemaster ha preso la Electronic Arts. Quindi penso che magari hanno ritardato anche l'acquisizione, o Electronic Arts ha messo i suoi scagnozzi. Leo? Metti popcorn? Sì. Server, connessioni, tutto Electronic Arts poi, tu dici. Ha tagliato fuori praticamente la... Vuoi rifare i popcorn? Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 15,4 secondi. Allora, io direi, Sharder, di farci Francia. Così imparo a girare in Francia senza niente. Una quindicina di giri. Cosa dici, Shader? Mi fai popcorn, amore, con il micro? Dopo accendiamo la macchinetta. Sono a fame, raga. È bella lunga sta pista, comunque. Bella, hai registrato il tiro veloce. È vero. E la Epic non è che c'ha due server, Cioè la Epic ne avrà giù capannoni pieni di server, Per Fortnite. Fa tanti di quei soldi con quel gioco.
L'Electronic Arts sta puntando molto su fare la pubblicità dentro nei giochi, non so se avete visto. Vuole introdurre la pubblicità nei videogiochi. Ho cannato, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Buona domenica pomeriggio a tutti. Andiamo a vincere il gran premio di Abu Dhabi. No, questo è il gran premio di Arabia Saudita. Assolutamente fantastico. Bella lì. Saudi Arabian Grand Prix 2022. Bella lì, raga. E tutti muti. Ci sta. Era un gesto del pass. E vai. Con la nostra scuderia minchiona abbiamo battuto le Ferrari, le Red Bull Honda, mi sembra di ricordare che hanno motore Honda le Red Bull, e le mega Mercedes con motore Mercedes. Grande Willy, bravo Willissino, grandissimo, grande Lord. Amici, ieri abbiamo rinominato la chat family chat. Quando ci siamo dentro tutti ci facciamo delle belle chiacchierate, Willis è proprio tipo una grande famiglia, la nostra chat, bella lì. Assomiglia un po' a me, un po' più magro, e chiaramente faccio così di solito, questo gesto dovrò cambiarlo appena possibile. La modalità come l'hai messa? Se tu intendi al 50% mi sembra loro, se non ho tirato giù l'altra volta, e gli aiuti tengo solo il controllo trazione, freno antibloccaggio perché sono una rottura di coglions, no reale, manco morto, manco se mi sparano, e il TCS completo perché mi giro ogni 32 secondi e quindi ho messo il TCS completo, e 50%, ci sono due modalità, credo di aver messo quella arcade se c'è. Non mi ricordo neanche, ti dico la verità. Aumenta il suo vantaggio nel campionato. Guardiamo insieme la classifica. Tutti muti, vedi, però al 50% io faccio 1,36, loro fanno 1,38. Se metto di più, praticamente penso che prendo paga. Ok, Charles, bravo. Penso che prendo paga, eh. Andiamo a vedere gli highlights, perché comunque un po' come faccio con Gran Turismo, quando finisco le gare vado a vedermele perché è talmente bello il replay, fatto bene, graficamente figo. E questa volta hanno fatto questo lavoro qui anche su qua. Macchine sono in configurazione reale. Ma reale, le macchine sono in configurazione reale? Sì, credo di sì. Quindi ti danno, se fanno 1,22, fanno 1,22. E lo prendi in quel posto perché o vai veramente forte, grazie Moni. O vai veramente forte oppure ultimo. Anche perché poi questa è la scuderia, eh. Io la macchina ce l'ho al mio livello ed è a livello basso. Esatto. Bello farming. Kevin, io l'ho scritto venerdì, non c'era nessuno. Avete visto come ha preso il muretto? Wow! È molto bello farming simulator. Ce l'hai farming? Ah. Figo! Figo Willis! Possiamo fare una serata in settimana?
magari un po' mercoledì, eh? Ti avverto, Willis, quando lo facciamo, dai. Se vuoi, Willis, metto il link, iscriviti a Discord, se ti va, al mio Discord, così... Ecco, l'ho messo adesso il Discord. Così se vuoi ci mettiamo d'accordo. Giochi martedì tu, Kevin? Ce la facciamo martedì. Martedì o giovedì? Oh, Willis, o martedì o giovedì. Così ti organizzi. Il mitico Lord mi ha fatto venire voglia di popcorn. Eh? Dai, Kevin, o martedì o giovedì. Alle 21, Willis. Dalle 21 in poi. Se tu ci sei prima, puoi giocare con Sharder e Kevin, poi io arrivo alle 21 e faccio live. Ma mi piacerebbe che entriamo anche nel party, visto che siamo tutti da play, così riusciamo anche a ridere e scherzare, è più bello. Bravo, ciao Willis. Perché fai turni, vero Willis? Ah, caspita. Beh, a parte che noi fino alle 23 giochiamo, Willis. C'è anche arrivi a casa alle 22, entro alle 22 e un quarto possiamo farci tre quarti d'ora. Oh, qua me l'hai detto i turni. Fai metà meccanico anche tu, amico mio. Lo so. E poi c'è da curare la famiglia, eh. Vabbè, noi facciamo martedì o giovedì, amico mio. Se ci sei, ci fa volentieri. Ci fa una bella... Il figlio. Eh beh, o il figlio. Questa è la ripresa della gara, raga. Bravo, amico. Vediamo l'ultimo giro, intanto che mi mangio un po' di popcorn ancora. Buoni popcorn, raga. Le traiettorie le ho prese giuste, però, eh. Vediamo. Ma farmi dici? Sì, no, è facile. Noi sappiamo farlo. No, no, noi lo sappiamo, lo sappiamo. C'è l'apposito coso. Devi andare dove c'è la casetta con i tre omini e lì puoi invitare gli amici. Però devi fare la partita come multigiocatore. Poi noi mettiamo la password così non entrano. Sì, sì, è figo, è una cavolata. Una volta volevo fare anche il tutorial per fare... Poi mi hanno chiesto un po' di persone. Come il tutorial per giocare insieme a Elden Ring, ho fatto quasi 5.000 visualizzazioni il video. Per uno youtuber grande sono poche, però per me sono tante. Allora, Sharder, hai fatto la lobby? Pista Francia, eh?
che cerchi Marco Trams e lo inviti. Oppure se c'è il party si può entrare da party. Sì, si può giocare anche PlayStation 4, PlayStation 5, ma si può giocare anche con l'Xbox e col PC. Perché no, Farming è una ditta della Madonna. A parte che è un gioco bellissimo, graficamente spacca, il gameplay è il migliore, però è anche... Ho giocato con Lord, lui da Xbox, che ce l'aveva nel pass. Abbiamo giocato tranquillamente. L'unica cosa è se giochi con PC e adesso vado. Sì, assolutamente sì, Kevin. E vedrai a settembre, quando noi tre prendiamo il gioco per fare i cantieri, ragazzi, che si chiama Construction Simulator. Che figata che è. Minchia, 50 milioni di danni ho fatto? Raga, ho fatto 50 milioni di danni. No, dai. Francia, sì. Domenica prossima è Francia. Al momento possiamo attirare un nuovo sponsor per la scuderia. Dirigiti alla sezione società e seleziona sponsor. Ah, aspetta, devo per forza fare sto qua, dopo arrivo. Mi fa un po' girare le palle che a metà popcorn da microonde non scoppiano. Adesso voglio mettermi la mia macchinetta della rete dei popcorn. Ah, bene. Già non tiene nulla. Sì, va bene. È una mezz'oretta, 25 giri. Va bene, va bene. Metti e facciamo le prove. No, è giro unico. Madonna, ma che schifo. Questa modalità del Formula 1, davvero devo capire chi l'ha messa. Perché? Perché hanno messo questa modalità? E gira, cacchio. Quasi oro. Ultima. Penso di averlo fatto. Oro. Con la... Oro. Ah, proprio nulla.
vabbè, ci sta. Ok. Adesso posso uscire e andiamo a fare la partitella con Sharder e poi dopo mi dedico a fare i popcorn. Ok. Ok. Ho detto già ok. Allora, Sharderino, mi hai mandato la richiesta? No. Ah, F1 live. Sharder, visita. Bello. Ciao amore. Vediamo i trofei. Come faccio a vedere i trofei, Sharder? Qua vedo le tue macchine. Trofei. Ok. Ok, è arrivata. No. Non li fa vedere i tuoi. Ok. Sto entrando e proviamo a fare questo benedetto e dopo provo con la macchina dei popcorn a fare questi popcorn che non sono esplosi col microonde. La sessione non esiste più. Ok, incominciamo nel peggiore dei modi. Sì, sì, adesso arriva, si sta riprendendo, però non ho visto... Non mi fa entrare nel tuo gruppo, Sharder, guarda. Sì, adesso ci sono. Non ha proprio... Sì, ha problemi sto gioco. Tra l'altro dovremmo avere anche lo stesso emblema e la stessa macchina, per essere una scuderia uguale. Oh, se ne sono la scuderia! No! Ma dai, mi sono dimenticato! Ma è possibile non poterlo far dopo? Con tutto il sale sulle dita. Ma dai! Ma che macchina ho? Poor Richard. Go, 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 go!
Ciao amici, sto facendo una garettina veloce col mio amico Charger Design, caposquadra del nostro team Marco Trampin Racing Team MDRT. Che tagliata! Ciao Andrea! Ti giuro, stavo pensando a te in questo momento, Andrea. Sto dicendo, chissà se entra Andrea. Ciao, ciao amico mio! Io l'amico Sciarderino, vediamo cosa fa Sciarderino. Da quanto fa Sciarderino? Ai, 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 Sciarderino! Uh, 6:30. Io ci ho provato stamattina. 7:02 mi sembra fatto, amico mio. 30 secondi. Ah! Bravissimo, bravissimo. Ivo, ciao, grandissimo, come stai? Sto facendo una garetta con l'amico Charter Design, però Charter Design mi dà un pacco di paga, eh? No, hai fatto... Ah, 6:52, grande Drums! Non mi ricordavo più di sto 6:52, comunque bella lì Andrea, dai, 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 dai. Ciao Ivo, grandissimo, come stai? Come stai? Tutto bene ragazzi? Come stai Andrea? Tutto bene? Fa un caldo, ragazzi, che veramente è impressionante quasi, eh? Oh, che bello, che bello. L'importante è che state bene, raga. Go, 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 go! Ah, ok, amico mio, guarda, io stamattina con... No, 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 è già tornata, è già tornata. Libertà è andata. Vogliamo? Vieni, mio amore. Allora, domenica... Ma a posto allora? Eh sì, è vero, hai ragione, hai ragione. C'ho un ventilatore puntato, l'altro... Ce ne avevo due ieri. Solo che l'altro lo sta usando mia moglie adesso, che è andata a farsi un riposino, che è tornata dal Veneto stamattina. E di solito ho due ventilatori. Sciarderino va troppo velocino. Allora, sicuramente faremo così. Con Sharder Design facciamo la campagna a due giocatori, eh? Dobbiamo portarla avanti perché c'erano problematiche che l'online non funzionava bene. La gara domenica prossima, Francia, credo di giocarla io da solo perché non mi fido ancora. Sì, credo di sì, credo di sì. Diciamo che non ho scelto, avuto il tempo di scegliere, perché tutte le volte che dobbiamo iniziare mi dimentico sempre di scegliere la macchina. Però oggi siamo con la Mitico Enter. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Stiamo correndo col mitico Sharder, ma Sharder sta correndo un po' troppo veloce oggi. I ragazzi giovani, ragazzi, corrono da fare paura, anche il mio amico Andrea. Oh, arriva mia moglie con l'altro ventilatore, ti amo Carla.
Io ti saluto a tutti gli amici, vieni qua. Patata, vieni. Fa caldo anche mettere la spina del ventilatore. Amo? Si suda a mettere la spina del ventilatore. Oh! No, forse così è un po' troppo. Ragazzi, ditemi se vi dà fastidio l'audio, se sentite... Oh, così si di brutto, così è bellissimo. Boh, così potrei giocare anche per 20 ore, ragazzi. Col il ventilatore a palla. Vieni, amo, se riesci a passare. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. A Gran Turismo, ragazzi, me la gioco molto di più con Charger, eh. A Formula 1 Charger ci dà dentro a fuoco. Non lo vedo già più. Madonna. Dopo dovrei togliere anche l'aiuto. Ehi, George! Ciao amico mio! Se non sei iscritto, iscriviti al canale! Subscribe my channel! Thank you so much! Grande George! Hi guys! Stai staccando la vettura che ti segue. Guadagni un secondo a giro. Excuse me for my English. Scholastic English. Ciao George, follow me. Vieni, amore. Riesci a passare? Sì. E come faccio a farti passare? Non puoi fermare. Eh no. Però sul dritto puoi scavalcare. Vai dritta. Bravissima mio amore, se lo facevo io ero morto. Saluta i nostri amici, saluta George. Ciao George. Hi George. Subscribe. Brava. Bravissima. Fatto bene, amore. Sei fatto tutta quella strada di stamattina. Non provi a prendere la Haas con Michael Schumacher. Sì, diciamo che io le provo tutte. Perché? Ah, ciao Ivo, grandissimo, ti ha salutato. Stamagnai. Sì, ma ti sentono, mio amore. Non c'è bisogno che entri a salutarli, devi salutarli a voce. A voice. Cioè. Come non entri? C'è stato di entrare. Ciao. Ciao Shade! Ivo, ciao Ivo! Eccolo qua, come fai a scrivere? Come fai a scrivere che stai correndo? Porca miseria! Come fa Ivo a scrivere Charter che sta correndo? Qua mi puzza che sta facendo andare il computer. Grande Charterino, mi raccomando. A questo ragazzo
Bravo, non lo stressare. Bravissimo, bravissimo Ivo. Oh, grandissimo. Stretto, no, mai proprio. Fonte di stress è un'altra. Ma dov'è il box? Non me la ricordo più, ragazza fissa. Oh, qui c'è qualcosa. Qua il box. Ok, vai Johnny. Andrea. Ciao Andrea. Il mitico Ivo, poi c'è un ragazzo nuovo che ha scritto solo hi, ma ha visto che non si è iscritto. Andrea. Sì, sì, loro, vedi, eccolo qua. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Mitico. Era più energetico quando aveva libertà. La libertà, amico mio. Liberté, fraternité, légalité, che siamo in Franceschi. La realtà è caldo, io qui, a parte la mia bella mogliettina che è tornata stamattina. Sì. Sì. Adesso mi sono fatta una bella ciotolina, in realtà me l'ha fatta il mio amico, mio figlio. Mamma mia, sto confermo dove l'hanno preso, dal pianeta Amaro. È caldo Ivo, è caldo. Come tutti i giochi al day one, Ivo, costano 9,90€, vero? Vero Ivo? 9,90 i giochi al day one. Tutti 9,90€. Sì, lo so che si scherza, amico mio. Però i giochi al day one costano 9,90€. Non di più. No, non è vero, perché va anche lei a comprarmeli, quindi. Sa quanto costano i giochi al day one. Allora Ivo, porterò God of War Ragnarok e poi Construction Simulator a settembre, God of War Ragnarok a novembre. Tutto gratis. Sì, hai ragione. Anche per me sono gratis, tutti. Allora ragazzi, comunque il Plus Premium è tanta roba, eh. Ci sono un sacco di giochi che anch'io mi sto giocando, Ashen, sto giocando a un sacco di giochi, a Monster Truck Championship, amici. È veramente figo, ve lo consiglio. Oli! È arrivata Oli, raga! Ecco, Oli quando non c'era Carla non veniva. È arrivata Oli. Vamo Oli! Ah. Grande, ciao ragazzi. Ah, sei tu, sì. Sì. Ciao a tutti, bravo, ma sei qui nella chat. Oggi è venuto Lord, ma la Giulia no. Non so, mio amore. Penso che è caldo per tutti, ragazzi, perché... E speriamo, io non parlo mai di politica o quant'altro, ragazzi, perché ci dobbiamo solo svagare noi quando giochiamo, ma speriamo di non rimanere senza acqua, perché non sta piovendo, e se rimaniamo senza acqua siamo fregati, ragazzi. Allora, l'amico Sharder va veramente troppo forte in questa pista. È bravo, sì. Ho cominciato, non l'ho più visto. Eh sì, andrà più veloce, però qua c'è poco da spronare qua.
Sì, sì. Sì, sì. È vero, è vero. Beh, è un po' di anni che si parlava della tropicalizzazione dell'Europa, comunque non è che è da stamattina che... Però, porca miseria, sta arrivando anche in fretta. Di solito questi cambiamenti ci sono in 30 anni, 50 anni, facciamo tempo a morire, che invece ce li dobbiamo beccare, mi sa. Speriamo bene, dai. Ciao amici, stiamo correndo in Formula 1, Francia, sto correndo col mitico Hamilton, il pluricampione del mondo Hamilton Drums. Mi dissocio. Ogni tanto parti è caldo. Si dissocia, mi piace. Mi piace sto dissocio. Ogni tanto vado in settima, ragazzi, mi dimentico di mettere l'ottava e che questa macchia ha ottavo. Oh, grazie Kaji! Thank you for follower, grazie, thank you so much. Sì, il sound alert viene fuori. Solo se quando si iscrivono, il resto no. Potevamo fare anche che le donazioni o comunque se qualcuno l'abbonamento a quelle cose, invece solo il follower. No, questa è la play. Esatto. Thank you so much, Kaji. Kaiji, penso. Non ho visto bene, excuse me. Kaji, eh? 92. Thank you so much. E se sei italiano, grazie. Perché adesso con i nick, ragazzi, non si sa mai. Ecco, bravo. Kaji, guarda. Thank you. Thank you, guys. Thank you, girl or boys. Oh, non so. Ah, italiano, ciao mitico, infatti non so mai, devo, poi entrano anche degli spagnoli molto simpatici e devo capire nel mio piccolo cervellino che sta già correndo a 300 all'ora di tradurre anche le quattro parole che so. Bella lì, grazie del follower, amico mio. Allora, noi giochiamo Formula 1, Gran Turismo 7, assetto corsa competizione, facciamo Farming Simulator, faremo Construction Simulator, facciamo un sacco di giochi in realtà. Fall Guys, con l'amico Morris Warzone Call of Duty, che lui è bravissimo, con l'amico Zio Mario altri giochi simpaticissimi, con Lucy Lux in realtà non abbiamo fatto ancora nulla ma dobbiamo fare qualcosa, con la mitica Kimberly giochiamo Fall Guys, adesso ho trovato un'altra ragazza per giocare a Fall Guys di Facebook, quindi faremo anche una bella live a Fall Guys in settimana, ragazzi, e poi Formula 1 e 22, tanto scaldiamo un po' le gomme, e Gran Turismo 7 sono i giochi principali del canale, e poi anche assetto corsa. Grande Charder sta correndo con me, ragazzi, e scrive, sì. Allora, io domenica prossima, ragazzi, farò tutta la gara in solitaria in Francia, perché saranno realmente in Francia dove sto correndo io adesso, e mi farò la gara completa, quindi se volete venire alle 2 del pomeriggio di domenica prossima, gara completa Circuit Franchet 2022, Marco Drams Leclerc o Marco Drams Sainz. Correrò con la Ferrari. In base poi nella realtà a chi farà la pole, dovrei fare la stessa cosa anch'io, quindi vi aspetto domenica prossima, ma anche in settimana comunque, tutti i giorni alle 9 io streamo, a parte giorni come stavo parlando con l'amico Ivo che fa troppo caldo e non ce la faccio neanch'io. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, iscrivetevi al canale, grandi come ha fatto l'amico Kiwi Kaji, scusa. Mi ho fame, quindi volevo un kiwi in realtà, o anche un pompelmo, però è talmente amaro che un po' la voglia mi passa. Buono, eh?
fa caldissimo, corre anche Carla, corre anche mia moglie, soprattutto con Gran Turismo, gli piace di più, però è molto brava anche a Formula 1. Corre anche il cane. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4. Corre anche il cane. No, Olivia no. Però dovremmo farla imparare, eh? Secondo me i follower schizzano la paura. Se guida Olivia. Guarda quanto è bella. Guardate quanto è bella Olivia. Ciao ragazzi, grandissimi. Bragali TV e Marco Drums Games, eh? Seguiteci. Date un bel follower. Amico Sharder che sto correndo adesso. Fa delle livree eccezionali a dir poco, ragazzi. Vedrete quando venite a trovarci su Gran Turismo 7. Sono spettacolari. Loki invece è il mastro driftatore, maestro driftatore. Sharder no, sì, era entrato prima, era entrato. Poi non l'ho più visto scrivere, non so se è ancora dentro. C'era il nostro amico Andrea che è il maestro scuola guidatore. Istruttore, scusa. Non mi veniva, però io al mio canale posso dire quello che voglio. Allora. Posso inventare le parole. Se hanno inventato un fabuloso, posso inventare tutto quello che voglio. L'amico Sharder è il maestro livreatore. Maestro davvero? E io sono il maestro, maestro davvero? Streamatore. E tu sei lo streamatore. Sì, è vero. Maestro streamatore. E tu sei la regina. Abbiamo creato anche il nostro gruppo corse che si chiama MDRT, Marco Drums Games Racing Team. No, in realtà manca la G. Marco Drums Racing, Marco Drums Games Racing, MGRT. Sì, Marco Drums Games Racing Team. Non mi ricordavo neanche più io, ragazzi. Quindi bellissima sta cosa. MDRT, Marco Drums Racing Team. Sì, non c'è Marco Drums Games. MD, Marco Drums Racing Team. Esatto, avevo ragione la prima volta che ci ho pensato. Quando mi sono autocorretto ho sbagliato, ragazzi. Quindi non usiamo gli autocorrettori, eh. DRT. Il mio primo gruppo musicale quando suonavo la batteria si chiamava SGB. Salviamo il gatto bianco. E tra l'altro ci sono anche due video su YouTube. Esatto, MDRT. Marco Drum Racing Team. Fa parte Bragali TV, i fondatori, Sharder Design, Sharder 98 che vedete su. E poi sono venuti da noi il maestro driftatore che sa driftare anche con uno scuolabus. Con il Zimbabus. E fa troppo ridere. All'ultimo giro. Però davvero andando pochissimo. Giochiamo da PlayStation 5, Logitech G923 e portiamo anche, volevo già portarlo con OBS ma ho dei problemi a configurarlo, non ho capito perché con la Elgato, Xbox Series X con tutti i giochi e faccio una bella rubrica dove faccio scegliere a voi i giochi da portare, i giochi da giocare, quindi quella sarebbe una bella rubrica. Volevo provare venerdì, non sono riuscito, volevo provare sabato, non sono riuscito e proveremo adesso a configurare la Elgato e tutto quanto e OBS. Oh, Lando Norris, pilota del giorno. Sharder è stato primo dal primo minuto, ha fatto la pole, io sono stato dietro senza errori né niente, ma Lando Norris ha vinto lui. È stato più bravo di tutti. Ecco l'amico Sharder, grande Kevin. Ecco ciao, quello Kevin. Lì. Ciao Kevin. Bravo Sharder. Non posso festeggiare la vittoria. Dopo li sparo dentro quella macchina là. Eh? Sì, ma ne fa la metà. No, devi dire la mia. Leone ha fatto. Oh, festeggiamo! No!
Ho festeggiato poco perché ha vinto Charles, grande Charles! Grandissimo! C'è, c'è, c'è! Allora, Charderino, ti va di farne un'altra? O grande. Continuiamo... Grande, grande. O continuiamo la campagna nostra, Charder, ci facciamo una mezz'oretta, dai. Una mezz'oretta di campagna nostra, continuiamo la nostra campagna. Dai, continuiamo la nostra campagna, dai, Charder, bravo, sì. Mi piace quando dici sì. Sì, sì. Mm. Ciao, mio amore. Sì, dai, Charder, continuiamo la nostra campagna. L'altra volta non andava. Eh sì. Non so. È perché dobbiamo andare avanti con la campagna. È la campagna multigiocatore. La carriera in due. A due? Io e lui. Sì. Grande! Qua sì. C'è la carriera in due, l'abbiamo comprata apposta per giocare io e Charder. Ma c'era la Maria che l'ha chiamato. E dopo, mo. Siamo in live adesso. Ok, io sono pronto. Oh, anche Charderino. Beh, però è fatta bene, eh. È fatta bene nel senso che vedi, non ha non ha punti morti. La carriera con entro io, entra lui e si va. Cioè il resto è rimasto qua. Bel. Bel. Allora, grandi, volevo dire. Facciamo prova veloce. La prima. Leo, mio amor? Leo? Non sente, mio amor. Ok, poi abbiamo 6 minuti. Ok, 7 minuti restanti. Niente. Bene. L'acqua ce l'hai? Sì. Ok. Frizzante. Beh sì. Frizzante, buono. Allora, l'altra la corriamo. No. Che gara è questa qua? No, l'ho fatta prima. Possiamo saltare anche tutta, amico mio. Perché sennò dobbiamo fare 30 minuti. No, 30 minuti non ci voglio. Mi regali un cestino con la bici? Sì. Devo metterlo lì. 3 te ne do. Uno grande. No, non è riuscito, porca loca. Allora. Ma porca miseria. Programma non riuscito, ragazzi. Facciamo anche l'ultima, così facciamo un giro veloce e facciamo la gara. Questa Arabia Saudita l'avevo fatta prima, quindi non dovrebbe esserci problematiche. Ciao amici e amiche di Twitch. Con l'acqua. Ma qua ho giocato anche con bot? Sì, 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 sì. Ma devo giocare anch'io questo due. Non si può? Sì, 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 sì. Ma che piste sono? Tutte le piste del campionato, mio. Ma tu devi giocare online, come ho fatto prima io. E che ballas! E che cacchio! Non riesce a portare a termine niente sto scemo. Ok. Olivia non veniva qua quando non c'ero. No. No? Come mai, mio amore? Come mai? No, 3 minuti mi sa che non c'è niente, ragazzi. Niente, però farlo così, Charder, non concludiamo niente, eh. Faremo pochissimi punti. Per la scuderia.
Vai pure, salta pure, Shader. È una bisogna farla noi. Sì, una bisogna farla, Shader, è vero. Se no non riusciamo a portare i punti e non ce la facciamo. Sì. Vabbè, dai, la prossima, tanto è ancora inizio campionato. Adesso in teoria è la qualifica, eh? Abbiamo deciso di fare una... Ah, che bello che non carica. Esatto, Kevin. Una bisogna farla per forza. Ok, via. Ah sì, siamo con l'Alfa Romeo. Ah sì, sono senza aiuto di traiettoria. Bene. L'ho voluto tenere senza aiuti perché chiaramente quando faccio le gare lunghe, ragazzi, che vedete sempre voi, amici di Twitch, le bandierine dove girare, è un po' brutto da vedere. Allora le gare, quelle con i 70 giri, le faccio senza aiuti visuali. Però devo un po' ambientarmi e ricordarmi le piste, perché passando da Gran Turismo a Certo Corsa al Formula 1, vi dico la verità, è un po' un bordello ricordarmi tutte le cose. Ecco, infatti qua c'era la curva quella veloce. Adesso, se non mi ricordo male, c'è la curva a sinistra e siamo sul rettilineo o rettifilo. Allora, gli unici aiuti che uso sono i traction control, perché è veramente troppo esagerato, e l'antibloccaggio delle ruote, perché è veramente una rottura. Tonale, Alfa Romeo tonale. Bella, che costa un botto quella macchina. Però non si compra da lì, eh. Ok. Max Verstappen. Ah! Ma che cosa siamo, scusami? Siamo così basso? Questo è correre con delle macchine scarse. Secondo me è successo qualcosa all'amico Shader. Ah no, non è successo niente. Anch'io, Sharderino. Questa pista è un po' strana, eh? È un po' particolare. Particolar pista. Col cambio manuale. Ah, ok. Io ho tolto i simbolini che ti fa vedere dove devi andare, dove devi frenare, quindi a un certo punto, quando usi sempre quel tipo di aiuto e lo togli, è triste. Infatti per quello che voglio sempre giocare senza quel tipo di aiuto, perché è un aiuto che poi ti fa perdere i punti di riferimento delle piste, no, raga?
diamo un caldo benvenuto da una località definita come il gioiello Arabia Saudita. Poi questa pista è veloce, ma ci sono quei punti con le S che se non li fai alla velocità giusta è un disastro, raga. Anche qui è il pezzo lì è tosto, il pezzo iniziale, del Gran Premio d'Arabia Saudita. Allora, ci siamo. Eccolo qua, che spiega il circuito, raga. Cittadino di Jeddah. Come potete vedere, vi è un numero di curve impegnative che i piloti dovranno imparare durante le sessioni di prove libere. Come molti circuiti cittadini, questa pista ha il potenziale di punire i piloti. Adesso ho visto dove la speed trap. Speriamo in una gara tranquilla, senza safety. Sì, è quella col discesozzo. Ci sta. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Max Verstappen ha fatto un gran giro. Proprio sono curioso di vedere dove mi sono posizionato. In posizione c'è Charles Leclerc e ora vediamo il resto della griglia. Perez, Hamilton, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Tsunoda, Ocon, Gasly e Kevin Magnussen. Vettel, Norris. Ah, proprio in fondo, in fondo. Mick Schumacher, Russell ha preso una penalità in griglia di partenza. Alexander Albon e Nicolas Latifi. No, dai, ultimi due. E De Marco. Ma no, ma ultimi due, ma che schifo! Le luci del semaforo presto si spegneranno dando il via. Porca la miseria. Una curiosità. Come pensi? Vabbè. Dai. Go! Porca loca! Sono già andato in culo alla Tifi io! Albon! Sì. Porca loca ragazzi, questa qui è davvero una pista di quelle che si va addosso. Eh sì, qua perdi la lezione, mio amore. Se qualcuno che si può andare addosso, sì, potresti giocare tranquillamente. Il problema è che si perde la lezione qua. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Ma che stronzo Schumacher che mi ha buttato fuori! Che scemo il Schumacher, mamma mia Schumacher, e collisione con Schumacher de che, dai fai bravo, bella mossa. No, amico mio! Ti ho visto in diretta, Shard! A livello campionato siamo davvero messi male, ragazzi. Male ma non malissimo. Sta pista poi me la sto facendo tutta fuori dalla pista. Da come fanno loro che sono a culo uno con l'altro a non andarsi addosso? È una cosa incredibile ragazzi. E i riflessi, perché quando li vedo frenare io freno un attimo dopo e gli sono già addosso. Porca loca! Ma sei serio?
Dai! Ma che mi è passato sopra! Ma Russell! Dai, Russell! Senza lettone, raga. Io non sono andato da solo Ricciardo, mi è venuto da solo lui. Questa pista, ragazzi, non me la ricorderò mai, eh. Quando facciamo queste qui a 5 giri, Charger, devi ricordarvi di mettere l'aiuto curve, perché a parte che adesso non ho l'alettone, raga, quindi mi vengono addosso, eh. È una cosa incredibile, raga. Scemo di Russ. Porca loca. Se qui ne sbagli la prima. Ciao amici e amiche di Twitch, gara di campionato, io l'amico Charles Design, siamo in Arabia Saudita, non è andata benissimo la qualifica, non è andata benissimo la partenza, non è andata benissimo nulla. Siamo con l'Alfa Romeo, motore Piaggio, perché qua sembra che siamo gli ultimi. Russell è uno che mi sta un po' sulle scatole. Alla fine della gara saremo penalizzati. No, sei serio? Dai, ma che cacchio! Mi ha dato la penalità con Russell, io non ti sbatto fuori, Russell. Rispondi, tutto bene? È stata una bella botta. Non è andata bene, ragazzi. Non è andata bene. È arrabbiato Marco Dranz, il drago è arrabbiato. Amico Charder c'è o... Vediamo se l'amico Charder è rimasto dentro. Sì, l'amico Charder c'è. Eccolo qua. Bravo Charder, dai dai, sei tutti noi. Io mi sono impalato su un... Anche tu senza lettone, amico mio. Bellissimo il campionato, raga. Mamma mia. Mi sembra di aver capito, amici, che la Alfa Romeo abbandona, eh. Entra l'Audi, credo, eh. No, ero 14esimo. Potevamo portare 0 punti a casa. Eccolo lì, anch'io ho sbagliato lì, amico mio. E mi hanno preso dentro e sono andato a sbattere. E ho perso la ruota. Madonna, proprio alla fine ti stanno battendo. Ecco qua l'amico Charder. Dai Charder. Sono rifilato, mi sono sfasciato la gomma. Oh mio Dio Charder! Oh mio Dio Charder! Bravo!
portalo, no, Charles è passato, porca loca, vita mia. 17esimo, un di fianco, 18esimo, mamma mia Charles, che schifo di vuoi farti una gara con Charles che poi allora Charles. Proviamo. È veramente difficile, eh? No, questo 2 è un disastro, amore. Le macchine non vanno. Ma le macchine non vanno, amore mio. Stiamo già facendo un bordello. Fai una gara a 3 e lui? Per finire, no? Ma no, bisogna fare 30 minuti di prove, è difficile. Tanto tu devi correre, che te frega? Charder, stacchiamo sto schifo per cortesia. Ma no, amore mio, devo fare le prove, bisogna fare, non è così veloce come pensi, non è che vai dietro e corri. Che caspita di gara, sì, assurdo. Oh, mi hanno tolto i punti fama, sono a zero, che schifo. Assurdo, assurdo, amico mio. Dobbiamo allenarci un po' a fare la carriera io e te, perché è tanta roba brutta, tanta roba brutta. Ascolta. Riparto marketing. Fai una gara così. Prenda una decisione qui. Lo so, non sarà facile. Vai, Mike Schumacher. C'è anche Kevin. No. Fai una gara multigiocatore tu e Carla Monza, così la conosce. Che ci hai dedicato. Monza, sì. Della carriera? No. Non puoi scegliere. Devi fare 27 gare prima di arrivare a Monza, mo. Ma non si può gareggiare no. Coppie che magari riesco a finire la partita. Non riesce a finirla e poi non si può perché bisogna fare mezz'ora di prova e poi il tentativo unico e poi la gara. Cosa non hai capito? Allora, no, usciamo da sto mortorio, per cortesia, che qua questa e macchina. Dovresti non fumare, però brava. Non prendo più quella là. Non hai comprato un'altra macchinetta, no? Fammi vedere. 7 macchinette hai comprato, hai speso più di se fumavi. Vabbè. Ok, Charderino, quando mi dici che hai fatto Monza, un attimo che ci giriamo. Eh sì, io devo imparare proprio la pista perché quando c'è il destra e sinistra mi tirava veramente fuori da ogni grazia del mondo e quindi non si può fare una pista che anch'io non puoi fare che una pista che è destra e sinistra veloce la fai lenta o sbagli la prima, le hai sbagliate tutte, praticamente è impossibile. È vero, amico mio. Okay. Vabbè, ma tanto lo stiamo facendo per divertirci, poi impariamo a correre con le macchine smerdozze, eh? Perché correre con la Ferrari è la cosa. Sono tutti capaci di correre con la Ferrari. Eh sì, amor. Non sono più dentro qui. Perché? Errore. Ah. Ciao amici, adesso si fa una corsetta Carla, Bragari TV, e poi ci abbandoniamo che vado a fare la grigliata, ci abbandoniamo e non lo so stasera alle 21 se ci siamo, ciao amore mio, sì amore la grigliatina, c'ho voglia di carne, metto Monza, bravissimo, bravissimo, vedi che ti conosce ormai Charder, a parte che l'avevo detto prima, però ormai ti conosce. Ah, congratulazioni, otteniamo il trofeo Arabia Saudita che avevo fatto prima, non è adesso, adesso abbiamo fatto veramente schifio. Ma non mi va più qui. No? Vabbè. Devi cambiare il telefono. Adesso sai cosa? Vado giù da tutto, faccio il cavetto e cerco di scaricare le foto. Ah? Qua? Guarda. Devi farlo con PC. Ah sì, è qua, non è da Vito. Scarichiamo. Vabbè, poi vai giù da Vito prendo... che te lo fa lui. Se no da me che rimane al Mac è meglio. A farlo al Mac. Non so. Qualche casino, se no devi stare attaccato troppo. Yeah.
Allora, Sciarderino, dimmi tutto. Allora, ragazzi, io vi saluto, poi dopo questa mega gara che corre Carla. Mi metti tracciato da frenare e fare? Non credo che c'è. Perché? Perché non è il Gran Turismo. Ma quella lì che c'è Verdi che va giù? Ho solo la... Ciao ragazzi, come state? Ho solo la traiettoria? Sì, la traiettoria, okay. Adesso la pista dov'è? Devo frenare un po', faccio lì. Grandi sarete! Ok, solo curve, trazione. Il cambio invece lo vuoi automatico. Ok. L'ha fatta? Ok, bravissimo Charles. Grazie Marco, grandissimo. Ah sì, è Marco anche lui. Sì, sì, Charles e Marco. Tutti i migliori si chiamano Marco. Allora, praticamente... Ecco qua, allora, vai! Chi vuoi? The Clark? No. Chi vuoi? Allora veloce perché ha 10 secondi poi parte. Fai Carlos Sainz. La metto la sessione di prova? Sì. Eh sì, perché sennò fare la gara diretto Carlo si... Prova libera, bravo. Carlo è andata, non ritorna più. Ma è mezz'ora la sessione di prova? No. Penso proprio di sì, invece. Come mezz'ora, davvero? Allora stiamo solo una sessione. No, fai e poi vi schiantate. No, ma metti la gara diretta. No, vai, amo. Fai il coso, poi ti schianti. Si schianta anche Charder e ci fa andare nella gara. Sì, Charles, no, ma ci schiantiamo, chi se ne frega. Tanto poi paga Ferrari, paga la Fiat. Guarda Olivia che ci è rimasta male, che gli ha messo il piede in faccia. Forza, iniziamo con qualche giro di riscaldamento. Sì. Ok, bella raga. Allora frena, accelera, destra e sinistra. Le curve c'è rosso, giallo e verde. Ci sta. Sì. E monta? Adesso fai tu. Ci vede. No, eri tu, però ti fa partire praticamente a 170 mila all'ora. Sì. L'abbiamo già notato anche noi che fa sta cazzata. Te lo dice quando... Mo, questo è tutta la Viena. Che cazzo, te lo dice adesso che devi frenare. Attenzione a accelerare perché è una Formula 1. Ciao amici, amiche di Twitch, sta correndo Bragali TV, grandissima! Vabbè. Non tutte corrono, eh? Non sei data così stamattina sull'autostrada da Verona qua, mo? A manetta. Ok. Bravissima. Ah. Bella buona. Hai consumato poco, bravo, andiamo. Vai, go. Sì. Ragazzi, iscrivetevi al canale, forza, iscrivetevi, dai amici e amiche. Monitorarla dal DMF.
Noi registriamo la temperatura della gomma interna e della superficie. Mandami le foto, così quando sono offline vado a scaricarle, Kevin. Mi riesci a mandare le foto o le mod che devo scaricare, amico mio? Così magari mentre faccio la grigliata comincio a scaricare le mod, così sono già a posto, capito? Visto che siamo io e te, Sharder. Ciao amici e amiche! Questo non lo vedi, Sharder, nelle prove. No, quando ti trovi bene tutto, poi lo dici che vi schiantate e si comincia... Adesso allenati un attimo perché è diverso da Gran Turismo. Però vedo che stai andando bene, vedi? No, 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 lì anche noi ci fa iniziare a 180 milioni, devi frenare subito quando ti fa uscire dai box lui. Maestria Circuito Italia, brava mio amore. Sharderino ha buttato dentro un 1.26. Adesso vediamo, 1.14, 1.15. E 28, bravissimo. Oh, 1.26, 1.28, tata, brava. Brava, brava, brava. Sì, perché la prima l'avevi sbagliata un po'. Brava, così. Brava. Devi farla sempre così. Al rosso freni un pelino prima, hai visto che hai frenato un pelino prima? Ecco. Monza è il tempio della velocità. Bravissima, non accelerare, non è che... Perché quando accedi queste macchine qua vai giù 80 all'ora. Grandi ragazzi, ciao, benvenuti, Marco Drums Games, che sono io, Bragari TV, che è lei. Mia moglie sta correndo, corre forte. Stiamo correndo con Sharder, che vedete sopra, Sharder Design, il maestro livreatore, fa delle livree, ragazzi, per le macchine nostre in Gran Turismo 7, che sono... fantastiche. Sì, bravissima, bravissima. 26 state, deve fare 1.21. Si sta allargando la ragazzina qua, Dai, dai amo, che questo è buono. 23, 24, 25, 26, 27, ti sei migliorata, amo. Brava. Lui ha fatto 1.25 però. Un secondo in meno. Eh sì, bravo, bravo, bravo. Punto più veloce hai fatto, Bravo. Ciao amici e amiche, Marco Drums Games, il drago arrabbiato, e Carla Bragali Design. No, Bragali TV. No, no, il drago è arrabbiato. Il drago è arrabbiato. Subito al fuoco. Fatta un po' a cavolo, ma l'ha fatta bene, tra l'altro. Ho visto dei giochi di piede e di volante, ragazzi, impressionanti qua. Fa dei giochini con l'acceleratore, ragazzi, che prima o poi dovrò filmarveli. Fa tipo, pum, pum, gli dai col piede, gli dai gli schiaffi. Col piedino, amo? Vedo Sharder in fondo. Vedo Sharder in lontananza. Sì, è vero, l'hai preso. È vero ragazzi, ho preso il caso. Sì, è vero. Ciao amici e amiche. Ciao amici di Twitch. Grandissimi amici e amiche, grandissimi. Come state? Buona domenica a tutti. Sta correndo un po' Bragali con il mitico Formula 1. 2022, Monza siamo. Mitico Sharder Design. E poi i boss. E poi i boss. Ok, 3 e 5. Dietro dove c'è la nostra porta. Fatto 3 secondi, no, è stato un po' peggio di prima. Questa è andata più veloce, 3.31 è fatto. Questo sono migliaia di foto che mi ha mandato Kevin con su WhatsApp. Vero Kevin? Dai, un pelino prima, mio amor.
Vedi Kevin, lo sapevo io. Ho sentito ding 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 ding. Questo è Kevin che mi manda le moto, ma quante ce n'è da scaricare? Oh mio Dio. Occhio che fa male. Un altro giro Charder e poi si comincia, eh? Va bene mio amore? Sì. 331, stai migliorando con la velocità, eh? Vuol dire che prendi bene la parabolica. Hai perso, visto? Mi farò più dritta. Questo li fai bene adesso. Sì, sì, assurdo. Bella. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Brava. Ok, dai che ci schiantiamo? Schiantati pure, mio amore. Ma schiantati, no, dovevi proprio schiantare per della gomma. Ah. Sì, sì, schiantati a 170.000 km. Il retromarcia. Retro. Schiaccia la retro, indietro. Ah, perché tu stai facendo... Ok, quello, vai. No, scusami, ero io stato, aspetta, fermo. Non ce l'era tu. Ok, vai. Vai, 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 manetta, ti butti contro il muro. Vai, mio amore. Andiamo. No, no, aspetta, aspetta. Ah. È finito già. È finito, forse. Sì. Questo è fatto mezz'ora. No, ma no. Mezz'ora non fatto, no. Perché è squalificato? No! Non hai fatto le cose, ti ha squalificato. Vabbè, fa niente. Ritirati Charder, sbatti contro un muro, amico mio! Ma perché? Perché se non stai in pista e non fai le cose e non vai veloce ti squalifica. Ma tanto non è la cosa. Vabbè, non fa niente, amore, non è la cosa, è la cosa, prove libere. Per farti imparare un po' a guidare. È andata benissimo! Brava. Bravissima, guarda qua, completa 50 miglia in Italia, bella lì. Sai che andiamo a livello 23, eh? Sì, caro, un bel caschetto. Grazie. Dammi la manina. Prendi bragare TV. Grande amiga, hai ragione, hai ragione. L'era data squalificata, amico mio, perché siamo rimasti sul tracciato. Sì, 1.28, 1.27? Sì. Giusto? Adesso è prova, è libera, eh? Devi fare un giro fatto bene, perché ti qualifichi, ok? Ah, ok. Sì. Veramente fa andare qua. Sì, infatti. Cioè, ma no! Sei partita storta, mo, dai! Sì, non ti raddrizza qua, non ti può fare online. È quello che ti dicevo online. Non si può, no. Vai, vai, se no ti squalifica.
Beh, vai, dai. Devi stare attenta al volante, non devi lasciarlo tutto storto. Questo non è quello di Gran Turismo. Vabbè. Dai, muoviti, se vuoi fare l'altro a te che è ancora peggio. Non si fa niente, non... così, come faccio a te? Amore, non è Gran Turismo, Gran Turismo te lo mette sempre dritto, cosa ti devo dire? Vai. Cazzo, ne sapevo, se no te lo dicevo, non l'ho neanche visto, che era to... devi tenerlo dritto. Amore, sei te che devi stare stretta a volante dritto. Sardè, ricomincia! Ricomincia Sciarderino, rifalla. Senza... Cioè, il volante era tutto storto. Senza la prova, amico. Siamo usciti. Rifalla senza la prova. No, ma non puoi fare la prova. Non si può fare come vuoi tu, mio amore. No, questa qua di nuovo, di cos'è? Adesso fa il giro singolo e la gara. Basta. Fai giro singolo e gara, che avete già fatto la prova. Questa è la qualifica, mo. Non si può fare la gara. Infatti fa qualifica e gara adesso. Però deve crearla. Devi uscire, deve crearla, poi entrare dentro. Oh, che difficoltà. Così, amica mia. Ok, vedete, questi sono tutti gli obiettivi che bisogna fare per avere le sfide VIP, raga. Ecco che è arrivato l'invito. Dai, impegnati amore, che è giro secco, se sbagli... Così, non è, così è dritto. Okay. Sì, devi metterlo dritto. Ok, partecipiamo alla sessions. Così è dritto. Ok, e via. Parte così a gara. No, adesso parte la... Devo schiacciare frizioni, non c'è da dirmi niente. Sì che c'è la schiacciare frizione. Ha fatto proprio la gara e basta. Ma devi fare la cosa, amico mio. Così parto dal fondo. Non posso cambiare niente, è un gioco fatto così. Ma non fa niente. Allora, fammi vedere, cambio automatico. Con le ruote sto. Aiuto stressato, aiuto frenata, no. No, non posso fare niente. Va bene così, non c'è problema. Adesso parti con la pressione. Sì, tieni premuta la pressione. Molla, molla, molla. Adesso usi il freno. Facci il video, cioè, sì. Sono molto. Sì. Devi fare la qualifica però, Charlie. Solo qualifica e gara. Perché non parti da ventesimo però. Sì, sì che sei ventesimo. Adesso sì. Spero che non abbia messo la... il... no, infatti ha messo fantasma e ha messo che non si rompe la macchina, bravo. No, la ferma, che te la metto io, via. Gira te, vai. Devi frenare per andare in retro. Perché col cambio automatico è così. Ok, una bella partenza, proviamo a salire adesso. Il Gran Turismo è... qui devi stare più attenta. Il problema è che mi è scaldato un po' tutto sparti, tutto sporta, non si fa fare
dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Ecco qua, ecco qua. Secondi. Vabbè, fai la gara giusta che non ti... Che fai i tempi a me. Ciao, Ali. Ok, DRS disponibile. Il DRS è l'ala mobile dietro che si mette dritto per andare più veloce. Lo fa da solo però. Olli, che stai facendo? Un grattino, un solletico con quei baffetti. Bella raga, allora Bragari TV sta correndo per voi e stasera forse alle ore 21 facciamo Gran Turismo, quindi non vi dico di sì perché dobbiamo fare ancora la grigliata e dobbiamo stare un po' in famiglia, ma se per caso streamiamo alle 21, se no, no alle 21, facciamo alle 21, se no poi gli amici entra alle 21 se ci siamo una bomba, se no ci vediamo direttamente domani alle ore 21, con Gran Turismo anche domani. Intanto Oli mi sta leccando, non leccare Oli, stai qua tranquillo. Bacchini, sì, lo so, mi dai bacchini. Sì, ormai la scarica l'hai imparato. E comunque hai preso 2 secondi, al giro. Di più. 3 secondi. 3, 6, 9. E magari... No, 2 giri. Peccato, se c'era un altro giro, Stroll lo prendevi. Prima. Ecco, abbiamo appena finito di parlare, è andata contro il muro. Vai. Appena, appena, Oli. Bella lì ragazzi, dai, gli ultimi 2 giri e ci vediamo forse stasera alle ore 21, ma assolutamente, sicuramente al 100% domani alle ore 21 con Gran Turismo 7. Grandissimi amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale, grandi, dai, basta nulla ed è gratuito, iscrivetevi al canale di Marco Drans Games, seguite Marco Drans su Twitch che corre anche la mitica Bragali che sta correndo adesso, Carla, ciao amore mio. Corre anche Olivia in realtà, però stasera adesso è qui che sta tranquilla qua su di me. Un attimo, amore. Aspetta 5 minuti che parliamo, che finiamo la live, ok? Ultimo giro, amore. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro solo, ultimo sai, e la mammina arriva ultima. Perché ha sbagliato, è andata contro il tipo e lo sa che non bisogna andare contro nessuno perché la Formula 1 non è Gran Turismo, vero Ali? Però è brava la mamma, è brava, è brava. Bella, presa bene, bella.
È tutto un po' l'alito, Olivia. No, è un po' te. Fai una mentina? Una mentina? Grande Sharder! Bravo Sharderino! E Sharder vince la gara. Però stai correndo bene adesso, mo, eh? Devi imparare un attimo con gli altri A giocare con gli altri di, di non superarli sempre e andarli addosso, perché poi ti fanno girare anche a te o spacchi la macchina. Di rispettare un attimo e superarli quando si può. Va bene ragazzi, incomincio a salutarvi, grazie di essere state con noi, grazie di essere venuti, grazie di aver...